Ragazze e ragazzi, ciao a tutti quanti. Vi sto parlando direttamente dal microfono della M200 perché? Perché tutti i miei microfoni hanno la batteria scarica, solo per questo. Parliamo di questo straordinario film che è uscito ormai un mese fa, I Mercenari 4, che voi sapete ovviamente il titolo originale, Expendable. Vuol dire sacrificabile, lo spendibile, cioè quello che tu puoi mandare in guerra a morire perché non te ne frega un cazzo. Nel film per la prima volta li hanno autocitati, si chiamano loro e loro si chiamano cancellabili. Boh, vabbè, sì, sacrificabili era oggettivamente meglio. Non so chi è il direttore del doppiaggio, ma sacrificabili suonava meglio. È un film del 2023, ovviamente, diretto da un certo Scott Vogue, che non è Vogue, la rivista da donna. Waugh, sembra il nome di Bowser. Quindi Scott Waugh ha 53 anni e non l'ho mai sentito in vita mia, però è il regista del film Act of Valor, che non è Lone Survivor, quello con Mark Wahlberg. Act of Valor con chi è? Porca la miseria, io non so nemmeno se l'ho visto sto film, Act of Valor. Poi ha fatto Need for Speed, di cui potevamo vivere anche senza, meno 6, Miracolo sulla montagna del 2017, con Josh Hartnett, Colpo segreto, Hidden Strike, con Jackie Chan e John Cena, allucinante, e I Mercenari 4. Quindi diciamo che, boh, insomma, sì. È uno di quei classici registi che tu affidi film, a cui tu affidi film e che non sai a chi affidare. Scott Vogue. Va bene. Il film è stato scritto addirittura da tre persone. In tre si sono messi per scrivere questo film: Spencer Cohen, Kurt Wimmer, un certo Max Adams e addirittura, chiedo scusa, quattro, Tad Dagherart, di cui non sappiamo niente. Tad Dagherart non ha un Wikipedia, quindi potrebbe essere anche un nome inventato, potrebbe essere anche l'intelligenza artificiale, per quanto ne sappiamo. Allora, Kurt Wimmer è hawaiano di Honolulu. Ha scritto Sfera, film molto interessante. Ha scritto e diretto Equilibrium, Kurt Wimmer, bravo, bravo. Equilibrium è un film pazzesco, di cui non so se vi ho mai parlato. In realtà, scusate, Kurt Wimmer, direttore di Equilibrium, film che è citato spesso, credo, almeno sui miei social, non so se ne ho mai parlato su YouTube, non credo. Era un film del 2002, Equilibrium, e siccome avevo la febbre di Christian Bale dopo Il Cavaliere Oscuro del 2008, recuperai gran parte, se non addirittura tutta la filmografia di Christian Bale, compreso Equilibrium. Poi ha fatto Ultraviolet, possiamo vivere anche senza, Street Kings, lo scrittore, La legge sopra il cit. Cosa vuol dire abiding? Mamma mia! È Giustizia privata, quel film molto interessante con Jamie Foxx e Gerard Butler, che poteva sicuramente finire meglio, ma va bene. Ha scritto Salt, ah vabbè, tutti questi film pseudo-fantascientifici con le figone. Ha scritto il nuovo Total Recall, una gran bella porcata. Ha scritto il nuovo Point Break, Figli del Mais, che è un film dell'orrore, Children of the Corn. Beh, insomma, Kurt Wimmer è colui che ha girato e scritto Equilibrium, e quindi per me ha già vinto. Un certo Max D. Adams, di cui non sappiamo niente, niente, è uno scrittore che ha scritto cosa? Cos'è che avrebbe scritto? Non lo sappiamo, ragazzi, non c'è filmografia di quest'uomo. Ha lavorato a Lady Killers, One for the Money, Underbelly Blues e Excess Baggage, ma non sappiamo nulla di quest'uomo. E poi Spencer Cohen, che ha scritto Extinction, che non ho mai visto, un film di fantascienza con gli alieni. Ha scritto Moonfall, che è uscito durante la pandemia 2022. L'ho visto, molto interessante, girato ovviamente da Roland Emmerich, il catastrofista. Ragazzi, vedetevi Moonfall, poi magari dovrei fare una recensione se non l'avete già visto. Blink e Expendable. Va bene, dopo questa carrellata di puttanate. Questo è il primo film della saga Mercenari dopo 9 anni.
L'ultimo uscì nel 2014, erano 9 anni che non usciva un Expendables. E perché? Perché il film del 2014 aveva fatto cacare un po' tutti quanti. Io, poiché stavo uscendo il quarto capitolo, ho fatto il mega ripassone. Ho visto i Mercenari 1 quando uscì nel lontano 2010, peraltro nello stesso anno di Black Ops, Call of Duty Black Ops. Poi ho visto i Mercenari 2, quello con Jean-Claude Van Damme come cattivo. Carino, però Jean-Claude molto sacrificato, ora ci vuole, molto sprecato come cattivo. Jean-Claude è stato molto sprecato come cattivo. E mi mancava quindi i Mercenari 3, ambientato nel 2014, con addirittura Wesley Snipes, che anch'egli in realtà è sprecato come personaggio, e con nemico Mel Gibson. Attenzione, Mel Gibson, che passa dalla Passione di Cristo a fare l'assassino pazzo. I Mercenari 3, a fronte di un costo di 100 milioni, ne ha guadagnati 214. Quindi non è stato un fallimento al botteghino, non è stato un fallimento. Tuttavia immagino che loro si aspettassero più soldi. Consideriamo che il primo Mercenari, il primo del 2010, è costato 80 milioni e ne ha guadagnati 274, quindi quello ha guadagnato bene, se così possiamo dire, meglio. I Mercenari 2 ha guadagnato 315 milioni, quindi attualmente è il mercenario che ha guadagnato di più. Il 4, che comunque credo sia ancora al cinema da qualche parte nel mondo, però diciamo essendo uscito il 15 settembre in Cina, e il 21 settembre in Italia, se ricordo bene, quindi comunque è passato già quasi un mese praticamente, e un film dopo un mese non guadagna un cazzo, a meno che non ti chiami Nolan o Tarantino, ma diciamo il film se sfonda all'interno del primo mese, nelle 3 settimane. Già alla 4ª settimana puzza, è vecchio. Quindi a favore di un budget di 100 milioni, i Mercenari 4 ne ha guadagnati 47. C'è un fallimento totale. Ma torniamo a noi, andiamo avanti. In questo film abbiamo Statham, Stallone, Lundgren, Couture, 50 Cent, ragazzi, 50 Cent. Peraltro nel film, nei Mercenari 4, c'è un cameo della stessa musica di 50 Cent, lasciamo perdere. Abbiamo Tony Jaa, che è thailandese. Lo sapevo, ovviamente coreografo, stuntman, eh? Iko Uwais, indonesiano, che fa il cattivo, Iko Uwais, stuntman, combattente, coreografo, Levi Tran, attrice e modella vietnamita. Praticamente hanno razziato l'Asia centrale per questo film, ed Andy Garcia, udite, Andy Garcia, va bene. Poi altri attori ovviamente, fra cui, lo devo dire, Megan Fox, l'ho detto, lo volevo salvare per dopo il video, Megan Fox, l'ho detto. Allora, il film uscito in Cina appunto è stato accolto negativamente dalla maggioranza, largely negative, criticismo, è stato criticato per la storia, le sequenze di azione, il poco tempo di Stallone sullo schermo, e poi vi spiegherò perché, il regista, il poco tempo dato al cast originale e gli effetti visivi, di cui poi parleremo, ragazzi, poi parleremo. Produzione. Divertiamoci un attimo con la produzione. Dopo il non successo di Mercenari 3, che comunque è stato un capolavoro rispetto a questo, il futuro della serie era in dubbio. Stallone nel 2016 disse che questo era l'ultimo film della serie, anche perché Stallone è veramente vecchietto e vuole decisamente godersi i soldi, le sue 3 figlie perfette, presumo anche il figlio nato, credo sia autistico o ha una malattia non bella, e Sage, che è morto stranamente di infarto nel 2012, però diciamo l'importante è che lui ha 3 figlie bellissime, la moglie è bellissima e si gode tutto quanto.
Nel marzo 2017 Stallone lascia il progetto per divergenze creative. Tuttavia, incitato dai colleghi, fra cui Schwarzenegger, ritorna nel progetto nel 2018. Va bene. Nel 2020, quindi in piena pandemia, si vociferava che Patrick Hughes sarebbe ritornato a girare il film. Ma poi Hughes è stato rimpiazzato da Vogue e Statham diventa produttore. In realtà, ragazzi, questo film già lo si poteva intuire appunto dalle dichiarazioni di Stallone e dall'età che avanzava. Questo film in realtà era già stato pensato per essere uno spin-off, una derivazione, una ramificazione del personaggio di Statham, Lee Christmas. Infatti pare che il titolo originale dovesse essere, o meglio, forse questo è il titolo fasullo, il titolo provvisorio, Expendable 2. Christmas Story. È Christmas Story, quindi una storia di Natale, che è un gioco di parole, chiaramente. Personaggi. Durante gli anni molti personaggi volevano far parte dell'enorme cast, del castone dei Mercenari 4. Pierce Brosnan, Jack Nicholson, ma Jack Nicholson, ragazzi, è ritirato da secoli. Stallone voleva Jack Nicholson come cattivo, ma insomma. E anche Clint Eastwood, cioè cose pazze. Jackie Chan, attenzione. Tuttavia Jackie Chan, siccome aveva paura di avere poco tempo di schermo, poco screen time, era lui stesso che non ha accettato i film precedenti e presumo anche questo. Quindi Jackie Chan era stato approcciato più volte da Stallone. Dwayne Johnson voleva entrare nel film e addirittura per un periodo di tempo anche Hulk Hogan, ragazzi, cose folli. Ecco. Nel 2020 Jean-Claude Van Damme contattò Stallone perché voleva ritornare nel film I Fantastici 4, qui, sotto il personaggio di Claude Vilain, il fratello gemello di Jean Vilain. Anche Arnold Schwarzenegger voleva ritornare nei Fantastici 4, nonostante non fosse felice di come il suo personaggio fu trattato nei Mercenari 3. Tuttavia, qualche anno dopo, lo stesso Schwarzenegger disse che non sarebbe ritornato nel film perché non gli interessava più. Ah, questa mi mancava, ragazzi, questa mi mancava. E questa voi la sapevate? Il motivo per cui Terry Crews, il Negrone, non è nei Mercenari 4 è perché lui ammette, cioè, lo dice, quindi gli dobbiamo credere, in teoria, di essere stato sessualmente molestato dall'agente di Sylvester Stallone, un certo Adam Venit, con la T finale. E al tempo stesso il produttore Avi Lerner ha detto a Cruz: fai cadere le accuse se vuoi rimanere nella serie. Quindi l'agente di Sylvester Stallone avrebbe toccato, non sappiamo come, in maniera inappropriata ovviamente, Terry Crews. Che schifo. Tuttavia, nessuno dei personaggi che abbiamo citato sopra sono infine entrati nel film. Quindi abbiamo ovviamente Statham, Stallone, Couture, Lundgren, 50 Cent, Megan Fox, Tony Jaa, Andy Garcia, Levi Tran e Iko Uwais, che fa appunto il cattivo. Le coreografie di questo film sono state curate dalla Jackie Chan Stunt Team, che non sapevo esistesse, ma potevo, era abbastanza logico che una cosa simile esistesse. Allora, il film è stato girato a Londra, in Bulgaria e in Grecia, a Thessaloniki. A quanto pare sono stati anche usati membri delle forze armate greche, cioè i soldati, però alcuni dicono che non sono stati pagati per l'extra, per gli straordinari. Box office, divertiamoci un poco. Il film ha guadagnato 16 milioni negli Stati Uniti e nel Canada e 31 milioni negli altri territori, per un complessivo di 47 milioni. Un disastro. Negli Stati Uniti e nel Canada, secondo le proiezioni, secondo le stime, il film doveva guadagnare fra i 15 e i 17 milioni, distribuito in 3.500 teatri.
nel primo fine settimana, 15 milioni. Tuttavia, dopo 3 milioni il primo giorno, gli acquisti sono calati, gli acquisti di biglietti improvvisamente, evidentemente c'è stato un passaparola. E nel fine settimana ha guadagnato solo 8 milioni, nel fine settimana, a fronte dei 17. È stato superato dalla Suora 2, The Nun, Il film è immediatamente precipitato al nono posto nella seconda settimana. Però è stato numero uno in Cina, Allora ragazzi, parliamo un po' di questo film. Quindi, dopo I Mercenari 3, 2014, dove c'era Wesley Snipes, dove Mel Gibson ne fa il cattivo, un cattivo molto sprecato, devo dire, una storia molto sprecata, perché comunque Mel Gibson, se vi ricordate, era un ex mercenario, quindi era amico e collega di Barney Ross. Diciamo che la battaglia finale dei Mercenari 3, dove c'è quell'esercito infinito di nemici, era un po' esagerata e anche noiosa, devo dire, un po' lunghetta. Poi quella storia che, siccome Barney non vuole coinvolgere la vecchia squadra, assolda una nuova squadra. Quindi abbiamo Antonio Banderas, veramente usato male come personaggio, Kellan Lutz, che altri non è che il simpatico Emmett di Twilight, super pompato, Ronda Rousey, c'era in Mercenari 3, non me lo ricordavo per niente, e un certo Glenn Powell Jr., Victor Ortiz, c'è anche Robert Davi, il carissimo banda fratelli dei Goonies. Ragazzi, ve la stringo molto. Praticamente Barney Ross vuole vendicarsi di Mel Gibson, che è un ex Expendable, ma non vuole rischiare la sua vecchia squadra, anche perché cominciano a essere vecchi, infatti ci sono tutte le battute, eccetera eccetera. Allora Barney lascia a casa la vecchia squadra, addirittura dicendogli che i mercenari non esistono più, credo, ricordo una cosa simile, e assume una nuova squadra di mercenari. Questo è il terzo. Ovviamente all'inizio sono tutti bravi, tutti tattici, e poi vengono tutti catturati e quindi vengono salvati dagli ex mercenari, la vecchia guardia, la vecchia scuola. In questo film abbiamo appunto addirittura Robert Davi ed Harrison Ford, che prende il posto di Bruce Willis. Bene, andiamo direttamente al quarto. I mercenari, i sacrificabili, sono mandati in Libia. Se non sbaglio c'è proprio scritto un sottotitolo, ex fabbrica di Saddam, una cosa simile, tanto per farla bella tragica, perché devono evitare che delle testate nucleari vengano rubate da un certo terrorista chiamato Ocelot. Come? Ocelot? Mr. President. Ovviamente ci sono sempre tutti i simpaticoni, però vengono fregati da una squadra di thailandesi, indonesiani incazzati, bravi, giovani, armati, vengono fregati. E, udite udite, l'aereo dove c'è Barney Ross precipita e Barney muore carbonizzato, cioè immediatamente. Abbiamo Stallone per credo 10 minuti di, forse 15 minuti di film. Stallone è carbonizzato. Tuttavia c'è una scenetta, questo è doveroso da ricordare, all'inizio del film, dove Barney Ross ha perso il suo anello portafortuna, quello col teschio, lo ha perso a una gara di, non mi ricordo, braccio di ferro, quel cazzo che è, contro un tizio chiamato, come si chiama questo? Jumbo Bimbo, Jumbo Jumbo, che è un nanetto. Quindi c'è questa cosa che fa ridere, no? Che Stallone è vecchio, ha mal di schiena, e quindi chiede a Christmas di praticamente pigliare a pugni tutti per farsi prendere l'anello, che è tenuto in un bar sopra un pene finto, l'anello di Barney Ross su un pene finto. Ovviamente Christmas mena a tutti, riprende l'anello e vanno in missione. Durante il funerale di Barney, Christmas, che diciamo in comando viene subito dopo, quindi è il nuovo capo dei mercenari, viene avvicinato da Marsh, Andy Garcia, che gli dice il solito pippone: no, se non ti vuoi vendicare a Ross, bla bla bla, sappiamo dove trovarlo. C'è un fatto però: Christmas non è il nuovo capo dei mercenari. Il nuovo capo dei mercenari è Gina, cioè Megan Fox, che vi giuro ragazzi, vi giuro, è piallata. E oltre ad essere truccatissima, penso che sia proprio piallata al computer, perché non ha una ruga, ha la stessa faccia di quando ha fatto Transformers 20 anni fa,
Cioè questa va in missione con rossetto, le ciglia finte, l'ombretto e Dio solo sa quante altre porcherie sulla faccia. Quindi sì ragazzi, avreste mai detto che in un Expendable ci sarebbe stata Megan Fox? Adesso lo possiamo dire, che è veramente imbarazzante, perché ci viene presentata come l'ennesima nuova fidanzata di Christmas, perché voi lo sapete che Christmas si sceglieva tutte donne pazze. Non solo è la sua ex, nuova ex fidanzata, ma è anche il suo attuale capo, quindi ha preso il posto di Barney Ross. E ovviamente Megan Fox ha un'amica, Lash, che è la modella vietnamita di cui vi ho parlato prima, Tran, Levi Tran. Quindi praticamente in circa 10-15-20 minuti di film ti hanno messo Megan Fox al posto di Barney Ross, cioè è come mettere piedino al posto di Rocky. Abbiamo perso Christmas, che è praticamente il secondo in comando, e abbiamo sostituito entrambi con Megan Fox, una modella. Il piano è il seguente. Questo presunto terrorista Ocelot vuole caricare una nave piena di testate nucleari, spacciarla per una nave americana e farla esplodere nel porto di Vladivostok, per scatenare la terza guerra mondiale. Quindi i nostri amici mercenari, che partono senza Christmas, ma che ovviamente vengono pedinati da Christmas ovviamente, devono sventare la minaccia nucleare sulla nave prima che si detoni il dispositivo, l'ordigno. Allora ragazzi, il film ovviamente ha una storia molto tranquilla, no? Non è certo Tenet, non è certo Blade Runner. Questi sono i classici film che tu vai a vedere di pomeriggio per farti quattro risate con gli amici o anche da solo, per vedere un castone di gente un po' attempata ma che è diventata leggendaria ormai. Voglio dire, Lundgren è leggendario, Stallone, tutti i pompatoni degli anni 70, 80 e 90 sono in questi film e noi ci divertiamo. È inutile che perdo altro tempo a raccontarvi tutta la storia di sto film, tanto o ve lo vedrete poi in casa in streaming o ve lo siete già visto. Grandissimo colpo di scena finale: Barney Ross è vivo, ovviamente Stallone è vivo, salva Christmas dall'essere ucciso da Ocelot, che si rivela essere Andy Garcia, quindi era un operativo della CIA pazzo e corrotto. Barney Ross spara con l'elicottero a Andy Garcia, quindi lo sfracella. Devo dire che questo film è molto violento, goliardico. Vi ricordate ragazzi il primo Mercenari, dove la gente esplodeva in un bagno di sangue? Ecco, è così, è così. Quindi Barney salva Christmas, la nave, credo che la nave non esplode o esplode però non arriva in Russia, quindi siamo tutti salvi. Insomma, i buoni vincono. Ma c'è un ulteriore colpo di scena, ragazzi. Quando tutti si riuniscono al bar per fare bisboccia, come si suol dire, peccato che non hanno più messo il personaggio di Mickey Rourke, Tull. Comunque, sono nel bar e giustamente Christmas dice: tu me lo devi dire, come sei sopravvissuta all'incidente aereo? Perché Barney viene abbattuto all'inizio del film. Quindi Stallone appare all'inizio e alla fine. Lo sappiamo perché in realtà, ragazzi, è un escamotage per non stancarsi, perché comunque Stallone l'ha detto. Diciamo ragazzi che se Stallone non si è ufficialmente ritirato, comunque manca veramente poco. D'altronde lui qualche mese fa ha dichiarato, era estate credo, il nuovo Rambo, e chi dovrei combattere? L'artrosi. Quindi Stallone ci ha fatto capire che non ci sarà più Rambo, non ci sarà più Rocky, perché in Creed 3, che è uscito all'inizio di quest'anno, il personaggio di Rocky è evanescente, non esiste Rocky in Creed 3, non è mai esistito, nemmeno lo citano. Quindi anche se Stallone ufficialmente non si è ancora ritirato, probabilmente lo farà fra poco. Quindi questo è un trucco per riposarsi. E allora lui dice: ti sei mai chiesto che fine ha fatto Jumbo, che è il nanetto che aveva sconfitto a braccio di ferro? E in una scena pre titoli di coda ti fa vedere che lui aveva permesso Jumbo, questo nanetto, questo uomo basso, nel camerino dell'aereo,
e mentre precipitava lo ha messo al suo posto, mentre precipitava lo ha messo al posto di guida e lo ha fatto schiantare con il proprio anello. Quindi questa è la fine di Jumbo. Allora ragazzi, parliamoci chiaro, I Mercenari 4 è un film, ragazzi, è un film super cazzone, è un film allucinante, cioè è un film da vedere o veramente da solo o con un tuo amico o con la fidanzata. Non è un film da vedere con i genitori perché è anche un pizzico violento, comunque, o volgare, o violento e volgare. È un film cazzonissimo, ragazzi, proprio cazzone. Però diciamo è la scusa finale per vedere tutti i pompati degli anni Ottanta, perché comunque è chiaro che questo è l'ultimo Mercenari, almeno loro dicono, perché comunque Stallone ha fatto capire che ha finito, mentre Statham, che ha almeno 30 anni meno di Stallone, penso comunque 20-30, dice che invece lui è affezionato alla saga degli Expendables, quindi chissà, ovviamente ormai passa in mano sua, quindi i Mercenari 5 probabilmente ci sarà, anche se visto questo come ha guadagnato male 47 milioni su 100, non penso che ce ne sarà un altro. Leggiamo alcune critiche, prima le positive e poi le negative. Un buon lavoro da parte di Jason Statham e dei pezzi decenti non bastano per rendere Expendables 4 un film che ha tante carenze e che sembra fatto in maniera economica. Allora ragazzi, una particolare nota io la devo fare perché lo vidi il film con un mio amico e ci siamo spaccati dalle risate. Gli effetti speciali, che ovviamente sono ormai tutto computer, solo Nolan e Tarantino ormai fanno cose dal vivo, ma ormai è tutto computer. Gli effetti speciali dei Mercenari 4 sono imbarazzanti. Sembrano proprio i giochi PS2 o i giochi per i PC del 2000, non so come spiegarmi, orribili. Tant'è ragazzi che io penso, addirittura, secondo me Mercenari 4 è stato fatto male di proposito. Cioè loro di proposito ci hanno messo pochi soldi, perché doveva essere trash. Perché voglio essere chiaro ragazzi, un film fatto male non è un brutto film. Expendable 4 è fatto male, ma io l'ho visto e mi sono fatto 4 risate. Ovviamente non penso che lo rivedrò mai in vita mia, ma vi voglio dire, preferisco lasciare i soldi nei Mercenari 4 che in quella puttanata di First Man di Dave Shazam, come si chiama questo? Chapelle, oh mamma, sto avendo un buco di memoria. Ragazzi, ho fatto una crasi incredibile. Damien Chazelle, First Man è veramente un film di merda. Come anche ad Astra. E non solo, con questi due film almeno non ti diverti, ma con i Mercenari 4 sì. Quindi è giusto, ragazzi, renderci conto che probabilmente i Mercenari 4 è stato fatto male di proposito. Loro speravano che avrebbe guadagnato almeno quei 100 milioni. Invece è andato proprio male, perché oggettivamente, ragazzi, è una merda. Però è una bella merda, non so se mi sto spiegando. È una bella merda. Non so se sono chiaro. Un'altra critica dice: questa è veramente la spazzatura del XXI secolo. Un film in cui la stessa azione è sacrificabile, mamma mia. Per quanto riguarda gli effetti speciali dicono: i Mercenari 4 assomiglia sempre di più a un gioco per telefonino. IGN dice: gli effetti speciali sembrano o incompleti o semplicemente fatti male, come un videogame degli anni 2000, lo vedi? I dialoghi sono macchinosi e poco ispirati, macchinosi nel senso che vanno male, che non vanno bene, non oliati. Al film manca nostalgia, manca carisma e manca fascino. Il film, la battaglia finale, è l'esatta copia di Megalodon 2, dove peraltro c'è Statham, Megalodon, come cazzo si chiama. Ah beh, questo spezza mezza lancia a favore, questo dice: nonostante l'azione violenta e la sceneggiatura scadente, che non sono in grado di salvare 2/3 di questo film assolutamente noioso, ma almeno lo elevano sopra l'insalvabile terzo film. Vabbè, chissà,
Non è da sorprendersi se forse ci sarà un quinto Expendables, probabilmente sì. E niente ragazzi, questa era la mia recensione dei Mercenari 4, che ci tenevo a fare numero 1 perché non faccio video e recensioni da un bel po', sono ancora vivo, sono qua. Numero 2 perché comunque mi stupisce il fatto che abbiano tirato fuori dalla naftalina un franchise che comunque ragazzi c'ha 13 anni. Io vorrei ricordare che il primo Mercenario è del 2010, e questo è del 2023, quindi ragazzi sono passati 13 anni dall'inizio e 9 anni dall'ultimo. È un film, ragazzi, ripeto, come ho detto già prima, con cui passarsi il pomeriggio, ma potevamo tranquillamente farne a meno. Stallone è vecchio, Statham può tranquillamente diventare il nuovo capo, Megan Fox non c'era motivo. Il mio amico che era con me al cinema disse: perché ci sono tutti questi asiatici, questi thailandesi, questi vietnamiti, questi indonesiani? In effetti, perché sono i nuovi cattivi. Dopo aver rotto il culo ai russi, ai cinesi, ai tedeschi, ai comunisti in generale, è ora di prendercela con l'Asia del Middle Asia, l'Asia del mezzo, l'Asia centrale e l'Asia del sud. Detto ciò ragazzi, vedetevi i Mercenari 4 se volete farvi 4 risate, né più né meno. Da Vespertini è tutto e ricordi cosa è successo a Giambo? Un bacetto ragazzi. Vannega.